Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non se lo ricorda, questo è il motore di Michi Montanari. Qua già ho messo la chiavetta, ho messo la camma, delle puntine. Adesso qua avevo già appoggiato la chiave della candela, la vado a svitare per mia comodità. Allora, quello che mi serve è il cavo che porta la corrente alla bobina alta tensione, le puntine che sono nuove, delle F, poi il volano che in questo caso è leggero perché lui ha il sistema puleggia, poi la bobina delle puntine o solenoidi, dite come volete, che la solenoide è un avvolgimento di rame, e la bobina per le luci. Il condensatore non lo metto perché mettiamo il condensatore esterno. Allora, come prima cosa faccio passare il cavo da fuori e dentro, di quello qua c'è un bombino di recupero che va bene. Adesso lo faccio entrare di più, poi al massimo lo tiriamo indietro, così. Poi spero che qua le operazioni che faccio si vedano. Qui appoggiamo la bobina bassa tensione, solenoide, che poi bisogna attaccare le puntine. Comincio solo a avvitarlo un pochettino. Però prima di fare questo voglio già mettere la bobina delle luci, che prima di avvitarlo voglio far passare il cavo della bobina delle luci. E questo. Allora, partendo da capo, ho messo il cavo, scusate, il cavo delle puntine che porta la corrente delle puntine alla bobina alta tensione. Poi, queste delle luci, che va a cadere qua, qua c'è l'incastro, andiamo a incastrarlo. Adesso andiamo a avvitare un pochettino. Ma non troppo, perché poi dopo lì ci andiamo a mettere questo cavo qua. Questo qui lo andiamo a far passare sotto. Facciamo così. Praticamente bisogna mettere tutto insieme, una cosa per volta, però, una cosa per volta, diciamo tutto insieme, però non avvisteggia tutto, perché qui c'è il cavo delle luci che passa sotto e il cavo della bobina alta tensione che va fuori la bobina alta tensione che passa sotto anche qui. Questo qui deve passare qua in questo taglio qua per andare delle puntine. Allora io adesso imbocco solo qui, così, in modo da prendere i filetti senza stringere forte, in modo che questo filo si può ancora muovere. Questo qui lo devo mettere qua, è la parte dove deve giocare. Qui andiamo a vedere che l'asola, quando qua appoggia la camma, che qua la vite ci sta e possiamo lavorare bene per la regolazione. Se no va fresato con un dremel o con una lima a mano. Adesso sembra che qua dovrebbe essere, sembra che sia a posto, che non forza tanto. Dico non forza tanto perché è un po' forza. Però se riusciamo a chiuderlo in linea andiamo bene. Adesso aspetto a stringere. Poi qua abbiamo il cavetto che porta la corrente dal solenoide che rimette le puntine e questo cavetto qua che porta la corrente fuori. Ci sarebbe anche il filo del condensatore interno, ma noi non ce l'abbiamo perché l'abbiamo eliminato e usiamo quello esterno. Non metto neanche il condensatore col feltrino per pulire la camma senza il come si dovrebbe fare qua, condensatore vecchio senza
senza praticamente il cavo, magari tagli il cavo di un condensatore vecchio, per il semplice motivo che poi con le vibrazioni lui si va a spezzare perché non c'è nessun filo, lui comincia a vibrare, si spezza e poi fa un disastro dentro. È successo a Alessandro Giuffra. Vi ricordate Alessandro Giuffra chi è? Che io avevo quel ragazzo che gli avevo guardato il motorino che non partiva, e lo speedeggiai. Tiro un po' fuori questo cavo qua così, vediamo se riesco a far andare un po' sotto, così non è. Far andare sotto mi conveniva, perché lo faccio andare, volevo fare un incrocio per fare in modo che uno teneva sotto l'altro. Adesso non so se mi sono spiegato, che volevo che qua stesse sotto così, però allo stesso tempo, solo che mi conviene farlo passare sotto a questo punto qua del tutto. Eh sì. Allora facciamo così, andiamo a svitare qua questo cavetto qua che viene da fuori, lo facciamo passare sotto al filo verde. L'importante è che tutto quello che mettete stia nella rotazione del volano, perché se no andiamo a schiacciare delle cose. Adesso voglio solo imboccare qua i filetti. Molto è rognoso lavorare con i guanti così, ma è più comodo, diciamo. Eccolo qua. Allora, io direi che qua adesso la bobina questa qua delle luci la posso avvitare. Un, due, tre. Adesso questa qui della corrente posso anche avvitarla. Io quando avvito cerco sempre di cercare di tenere verso l'interno, che non va poi a rischiare la calamita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso andiamo a stringere con la vitarella lì. Faccio il vitastello piccolino. Vediamo questo se riesco. Non ho portata di mano. Uno, due, tre. Qua quando lavora è questa che si apre. Quindi questa lavora. Adesso mettiamo il punto morto superiore. Più o meno siamo lì, adesso vediamo. Qualcuno mi ha commentato, non sono capace di regolare le puntine. Sicuramente ci sarà gente più brava di me, gente meno brava di me, come tutte le cose, c'è chi è più bravo e meno bravo. Comunque, questa persona qua che ha commentato quello, se non gli va di seguire il mio canale, può seguire gli altri, cioè nessuno lo obbliga. Poi pare che a volte ci sono questi haters che commentano così a caso, che cioè, bisogna anche sapere di cosa stanno parlando e con chi stanno parlando, tanto per dar fastidio. A prendersi di a caso, magari commettere se ignoranti. Allora, provo a mettere 35. Adesso andiamo a svitare qua. Vediamo com'è la faccenda. Qua con questo puntino c'è sempre qualche grano. Adesso lì va a toccare, devo spostare quel fastone lì perché
se no non riesco a chiudere, sta troppo aperta. Devo toccare lì. Così adesso non so la colpa di quello di così. Sa che qua dobbiamo fresare. Perché non riusciamo ad andare, ne mancano già aperte. Ne mancano troppo aperte. Ma ci siamo, così siamo un botto. Se puntino una rottura di scatola ogni volta. Così siamo a 45-50. Vediamo un po'. Sì, siamo più che 50. Adesso provo a togliere qua la vite, vediamo subito. Se togliendo la vite si chiudono perché siamo a fondo raso. Sembrava invece. Sì. Adesso si sono chiuse. Bisogna isolare. Sono sempre così queste puntine, anche se sono delle F, dobbiamo isolare. Quello che mi ricresce adesso è isolare perché non è tanto che devo prendere il Dremel, più che altro che dobbiamo isolare il là. Facciamo polvere di limatura, dobbiamo isolare lì adesso. Prendo il Dremel. Un attimino, sempre così questa mattina, due rotture di scatole. Adesso vediamo se ho ancora delle punte a disposizione che posso isolare. Questa qui, se riesco con questa, che non sia storta, con alcune punte ho preso dei colpi, devo comprare le nuove. Chi fosse interessato, non faccio più la cisterna cotanea, sono passato al trasporto di bombole di gas con sia con la motrice che con il bilico. Ballo un po', vediamo se riesco a farlo. Più che altro perché balla. Sto soffiettino. Vediamo un po' com'è la situazione. Questa parte si cade qua. Vediamo quanto siamo, proviamo a mettere 35, vedere se basta, se no limo ancora. L'altra volta mi è capitato che ho limato anche senza regolare le puntine, ci ho detto limato e poi mi stavano a 35 senza avvitare, diciamo, perché vediamo un po' se così fosse sufficiente. Vediamo. Adesso è rimasto sotto quel cavetto lì, ma lo so provare, sì, così basta, è sufficiente. Lo spostiamo al Dremel.
queste qua le mettiamo così, le veniamo a mettere qua, adesso lo alzo. Adesso poggiamo solo un po' contro così, in modo che sia piano. Infatti prima non andava neanche in piano, adesso almeno ci vanno. Scomodo con questi guantini a lavorare, però almeno uno, due, tre, ho avvitato quello lì, poi c'è la Glover che tiene. Adesso sì, sono già 0,3, scusate se mangio le parole, sono già 0,35 senza fare niente, che come avevo prognosticato. Forse così devo aprire un po', così sono 0,30. Forza Andrea, 1, 2, 3. Sempre forza Andrea, così va bene. Adesso provo a far girare, così chiude e così apre. Ricontrolliamo la misura. 35, 35, 36 va bene. Allora, ricontrollo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ci sarebbe la settima vite. Sarebbe la settima vite del condensatore che non c'è. Perfetto, adesso provo a mettere il volano, vi do una soffiettina prima. Però prima devo mettere il gommino che l'ho comprato nuovo. Il gommino, il mio consiglio per fare più facile, io faccio così visto che non è facile da mettere, solamente quando è nuovo. Questo qui è il gommino grande, perché non lo sapessi, c'è due gommini, uno piccolino e uno grande. Adesso solo quello piccolo lo faccio vedere, eccolo qua. Questo qui è quello piccolo, deve essere tipo 45 mm, 42 e 42. E poi c'è questo qua grande, che invece è 46. Perché se lo comprate sbagliato poi non vi serve, se non vi serve cosa ve ne fate. Allora, io di solito faccio così, la parte più complicata, la parte più, diciamo, più scomoda da lavorare è questa qua, se vuoi permetterlo detto per aiutarmi a infilare. Allora io infilo prima da sopra, perché vedete che qua c'è una gola che deve andare dentro. Allora io faccio così, infilo da sopra. Ah, prima di tutto vi dico una cosa, provo a mettere il volano, faccio girare e vedo che vado a verificare se qua dove c'è le puntine se può dare fastidio. Adesso a parte che non c'è la sua molletta, per comodità prendo solo l'estrattore del volano, ma perché faccio prima per toglierlo. Sua molletta è questa qui, anche questa l'ho presa nuova perché era rotta. Questa qui l'ho messa con la pancia verso l'alto, così. Adesso io guardavo, quando si mette bisogna verificare che non vada a toccare praticamente. Vedete qui che non vado a toccare qua che non sia troppo alta qua le puntine. Adesso qua sembra che tocca sto volano, io non so se perché è il volano rovinato, se c'è qualche bobina, qualcosa che non va bene. Adesso ho un altro volano lì che
non è di questo motore, vediamo con l'altro volano se fa la stessa cosa per capire. Questo qui è pesante, però tanto lo c'è, i diametri quali sono. Voglio capire se c'è un problema di... Questo va bene. Perché sta pinato. Invece quello lì affonda di più. Forse perché quello lì era schiavettato, mi sembra. Forse l'ha schiavettato, non l'ha detto. L'ha schiavettato, va troppo in fondo. Però strano. Può essere che tocca magari questa la bobina delle luci, perché quella lì delle la parte elettrica non tocca, invece questa qua delle luci tocca. Adesso provo, perché non so tutti i diametri uguali dei volani, adesso guardo. Allora, questo volano qua è 92 e 2. Vediamo questo qui quanto è. Questo qui sarà meno, magari. Oh, 92. Sì, 92 e 1 forse. 92 e 1. È leggermente più scarso questo. E allora mi va a raschiare, mi raschio questo. Adesso provo. Allora, questo qui lo tolgo di mezzo che non mi serve adesso, sto volano pesante, lo metto qua. Provo a vedere che qua una bobina luci. Se questa bobina luci qua fosse più snella di questa, magari. Tanto da provare. Solo che devo andare a tirare fuori il cavetto di qua. Tutte rotture di scatole, come potete immaginare. Lo facciamo già la prima prova togliendo questa. Senza niente, vediamo se lo tocca. E lei capisce, perché questa qui non è originale, come anche questa non lo è originale. Però erano compatibili, dovrebbero andare, ma mi sa che qua. Adesso qua svito, se no non esce il. Non si apre più plastica. Infatti, tante volte quando faccio le elaborazioni uso privato, non mi serve la cosa delle luci, infatti non la metto, vedete che non la metto mai per quello, perché non voglio di rompermi le scatole. Sicuramente adesso va, secondo me quella delle luci, sempre lei è colpevole. Di giro liberissimo adesso. Non è questione di volano schiavettato, no, che devo verificare. Sicuramente questa qui è più spessa. Magari questa staffetta qua occupa più spazio. Devo dargli un'occhiata. Adesso
Adesso tornando al discorso del gommino, io come faccio a mettere il gommino? Vi faccio vedere. Allora, parto da sopra, che è la parte più complessa poi da andare a sistemare. Faccio così, provo già a infilarlo quasi, poi devo spingere con un cacciavite per aiutarmi. Il cacciavite non troppo sottile perché sennò me lo buca, me lo spesso così, e vado ad aiutarmi a incalzare così. Lo faccio anche di qua. Lo faccio anche di qua. Non è facile, però con un po' di impegno ce la potete fare. Ok, adesso vedere così sembra andato, però verifichiamo da dentro. Vedete che non è proprio postissimo. Prendo il cacciavite più piccolo e tiro su le orecchie. Non so se qualcuno l'ha già fatto vedere, queste cose qua online, però possono essere magari utili. Perché se voi lo tirate sulle orecchie, poi potete anche perderlo. A volte già si staccano da soli che sono balordi questi qua. Si mette quando la gomma è secca, che è troppo vecchia, o quando sono troppo nuovi. Sono cose noiose, però purtroppo ci sta anche questo quando fate i lavori. Qui si faceva un po' fatica perché ero un po' stressato questo volano che ha visto quello che ha visto, però siamo riusciti a inserirlo. Adesso qua siamo a posto. Adesso poi vediamo come risolvere la musica con quello lì, con questo volano di là, e così andiamo avanti. Secondo me quello che toccava erano queste alette qua, le ho piegate un po' all'indentro, perché prima sembrava che sporgessero in fuori, col martello così. Queste qua le ho piegate un po', queste alette qua, queste lamierine, secondo me sono loro che danno fastidio. Adesso speravo di non aver esagerato che riesco a montare solenoidi, adesso vediamo. Allora, adesso svito di nuovo qua, così faccio passare il... Lo devo far passare. Tentativo, vediamo più volte se possiamo farli calzare adesso che magari non ho esagerato troppo andare intanto, vediamo, magari sì, se ce la facciamo, magari non servite niente. Vediamo se ho migliorato o no. Adesso avvito poco, se poi va bene avvito di più. Adesso faccio solo per provare. Vediamo se è la volta buona. Se non va bene, non raschia più, riesco a toglierlo. Poi se raschiasse un pochettino lo verifichiamo quando lo faccio partire.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso vedetelo, se siete marini qua, erano loro che davano noia. Questi qua l'ho ben piantato. Ok, la molletta c'è, volano c'è, adesso provo a evitarlo bene. Allora, vediamo lo spessore, qualcosa, poterlo evitare, vediamo un po' cosa posso usare. E una cosa così, una rotella più grande ce l'ho, vediamo un po'. Un po' grande se ce l'ho per di mano. Volte devo prendere quella di mano, a volte non è. Vediamo qua se c'è qualcosa. Questa è una rotella da 10. Vabbè, facciamo andare bene sta glover qua, dai. Chiave da 13, spingiamo un po'. Tanto però magari per stringere provare se tiene, ma già bene. Forse sfiora ancora da qualche parte, devo verificare dove. Vedete che sfiora un pochettino. Vediamo cosa si può fare. Adesso vedete, si vede il segno dove sfiora. Sfiora nella parte alta. Nella parte alta direi che sfiora qua. Allora posso prendere della carta vetro grossa, fare un colpo con la carta vetro spessa nella caramella. Trovo anche un po' di sporcizio, un po' di polvere. Faccio così, allora lo faccio lontano di qua perché non voglio che. Fare polvere. Anche perché sto volando qua con fronte all'altro c'era il decimino di differenza. Un soffiettino. Vediamo un po' se andava già meglio. Spero proprio pochissimo. Vediamo se da corrente dove cominciare. Non riesco neanche a vedere cosa sta corrente. Proviamo con l'altro volano, va, fatto vedere se da corrente.
Adesso qui ce l'ho più libero ancora. Allora, condensatore. Sacro colore. Adesso prendo una bobinetta. Una bobina forse ce l'ho di tutta andata sta bobina, però vediamo un po'. Tutta pasticciata sta bobina qua, che non è mia comunque. Un po'. Lo colletto c'è anche bene, adesso vediamo se c'è con l'altro volano. Madonna, non via, possibile. Giusti sti volani. Allora, vediamo un po' con questo se fa la scintilla. Con la luce così magari si vede meglio. Sì, il sentiero c'è, ok. Posto. Prima magari non riusciamo a vederla perché non avevo collegato il condensatore esterno è dell'LBR. Vedete? Adesso lo lascio lì, non voglio tribolare. Piccola carta vetratina ancora al volano, siamo a posto. La carta vetratina così. A volte bisogna scendere dei compromessi. Un po' se andiamo meglio. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Condensatore, mettiamo a massa sta bobina. Non metti bene la massa qua, non va. Ciao, né? Se non l'attacco, infatti non vedevo la corrente. È tornato strano. Vedete la corrente? Vedere qua, va. Qua devi mettere tutto massa, se no non va più niente. Così la corrente c'è, ok. Allora.
Adesso. Poi tanto quando avvitiamo bene il variatore si avvita ancora di più, però giusto per avvitare un pochettino. Cioè, ma non è schiavettato questo volano, comunque. Adesso mettiamo questo qua. Questi coprivolano a volte sono delle... Vanno a toccare contro il volano perché non sono un granché. Adesso questo qui sembra valido. Vediamo un po'. Me l'ha mandato Mickey Montanari, un altro pezzo. A volte vedete forza, vediamo se va. E quando vai a stringere poi va a toccare le alette contro la plastica, se non sono tanto, diciamo, tanto originali. E poi originale si trovano più originali originali, comunque. Credo che si vede quello che sto facendo, come lo compro io. Due, tre. Tanto qua non è che ci mettere tanto, perché tanto fa antivibrazione la plastica, non si svitano questo. Due, tre. Uno, due, tre. Vediamo se... Ma non mi sembra che tocca la plastica. Adesso metto, appoggio la candela in modo che non vada porcheria dentro al motore. Poi prendo la cuffia. La metto subito, l'altra volta ho iscritto al canale o comunque un ragazzo che mi segue, spero che sia iscritto, mi ha detto no, disastro, non hai messo la cuffia. E poi nel filmato alla fine ho detto la cuffia non ce l'ho, ma la devo mettere sia la cuffia, il copricuffia del cilindro che la... Il copriventolo, comunque. Vediamo un po' se riusciamo a metterlo. Questo qui lo devo spostare un po' così. Poi lo mettiamo un po'. Devo prendere un cacciavite un po' più piccolo. Eccolo lì, così è andato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vedete, qua va sopra. Adesso vado a evitare un po' la candela. Questo motore io provo a metterci 68 di getto, col 13 bar, filtro Malossi e marmite espansione. Così schiaccio, non c'è la compressione. Ok, qui ricordate che avevo limato bene, vedete? Tutto slimazzato. Mi raccomando, se vi è piaciuto il filmato mettete like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e ciao a tutti. Adesso posterò poi il filmato della gira della cronaca che l'accendo sul cavalletto, così mi dite come vi sembra. Ciao a tutti.